Un minuto con Padre Pio per raccontare la sua storia, da questo luogo, dal coro della Chiesa Conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Sant'Anna, luogo che accolse Padre Pio nel 1916. Oggi vogliamo raccontarvi di un miracolo, un vero e proprio miracolo, ricevuto da una famiglia di Partinico, una famiglia siciliana, siamo in provincia di Palermo. L'11 giugno del 1940, la famiglia era già arrivata la sera del giorno prima, si presentò in chiesa una donna di Partinico, con un bambino di circa 6 anni, ammalato di encefalite. La donna andò col bambino in convento, partecipò alla Santa Messa di Padre Pio nella chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Subito dopo il dovuto ringraziamento, si portò Padre Pio a confessare le donne. Mentre Padre Pio passava, racconta Padre Agostino nel suo diario, questa madre con il bambino gli si butta quasi addosso sulle sue braccia, lo presenta quindi a Padre Pio, il quale intenerito gli dà uno sguardo quasi ricco di compassione e fa un segno di croce sulla fronte del bambino e poi riprende la via per entrare nel confessionale. Poi verso le 18:30, dopo che la famiglia era rientrata in albergo, questo bambino si alza come se nulla fosse accaduto, comincia a strillare, raccontare, parlare chiaramente, ecco, come se fosse letteralmente guarito e camminava da solo. La mattina dopo la famiglia si ripresenta di nuovo in chiesa da Padre Pio con il bambino che era perfettamente guarito. La madre subito, nello stesso luogo dove Padre Pio era passato il giorno prima, gli si butta quasi addosso dicendogli grazie Padre Pio perché hai guarito mio figlio. E Padre Pio guardando la donna e soprattutto facendo un sorriso al piccolo bambino gli disse non ringraziare me. Si girò verso il quadro del Cinquecento della Madonna delle Grazie, ringrazia la Madonna.